Il motivo per cui ho anche dato un segnale netto e deciso è perché il compito del Presidente, il compito del Consiglio di Amministrazione è quello di preservare e incrementare il valore aziendale. Quindi noi abbiamo un board dei soci che è rappresentato da piccoli privati per una quota piccolissima e poi gli altri comuni, che dobbiamo preservare nel valore e nell'integrità aziendale. Quindi quando arriva una dichiarazione, quando qualcuno dice sì, va bene, ne disarticoliamo un pezzo, ne togliamo un pezzo, non importa la linea di termovalorizzazione degli scarti, perché è nostro preciso dovere dirgli guarda, così si produce un danno. Il presidente di AISA Impianti, Giacomo Cherici, rompe gli indugi e commenta senza mezzi termini ai nostri microfoni le dichiarazioni dei candidati in questa campagna elettorale che si dichiarano contrari al potenziamento della linea di incenerimento dei rifiuti che passa, secondo il progetto presentato, da 45.000 a 75.000 tonnellate presso l'impianto integrato di smaltimento di San Zeno. È chiaro che il rifiuto non è che sparisce con la raccolta differenziata spinta, ci sono determinati flussi di queste raccolte differenziate che possono tornare a essere materia riciclata, ma ci sono tanti scarti che non possono essere altro che recuperati energeticamente in una linea termica. Così dovremo andare forse a cercare a comprare degli spazi in qualche discarica lontana, a mettere un po' di gasolio in qualche camion per portare questa roba là. L'occasione è la presentazione del bilancio sociale dell'azienda partecipata. Finisce l'epoca degli impianti smaltimento, quindi la discarica, l'inceneritore, quegli impianti classificati in D, inizia proprio il futuro, inizia l'R, il recupero totale. Altro fatto importante, l'azienda riceve il 3 di agosto, lo vedete lì, al numero 3, 3 di agosto 2020, riceve le autorizzazioni a processare l'intero dei rifiuti della provincia di Arezzo. Quindi si passa dalle precedenti 100 e rotte mila tonnellate alle future 193.000 tonnellate. Come però? Mettendo la linea di termovalorizzazione a recupero energetico in posizione sussidiaria e per gli scarti di tutti i futuri reparti che stanno nascendo, ne abbiamo già inaugurato il primo, che sono tutti orientati al riciclaggio, al recupero di materia. 2013, 2017, 2020, questo cammino, in considerazione del valore economico ma anche ambientale delle autorizzazioni che sono state ricevute, questo cammino porta oggi l'azienda ad avere un valore economico e ambientale molto alto. Quindi nell'ultimo foglio, al punto 4, attenzione, grazie a questo cammino, questa integralità impiantistica così costruita è un qualcosa che sta valendo e andrà a valere nel futuro una cifra sicuramente molto maggiore agli attuali 41 milioni di euro.